Beh, la direzione l'ha tracciata il TAR, per la verità con una sentenza proprio stimolata da chi aveva impugnato, da coloro i quali hanno impugnato il provvedimento della De Grassi che sospendeva le attività nel punto nascita. Il TAR ha detto che non si può chiudere il punto nascita sic et simplice, cioè così semplicemente, senza avere un programma di riorganizzazione dei parti in Basso Molise. E questa è la via che seguiremo, la via tracciata. Io chiederò ad Astrem un programma di riorganizzazione e dopodiché ci regoleremo sul da farsi. Penso che le soluzioni palpabili immediatamente proponibili sono Vasto e Campobasso. Vediamo l'Asrem che cosa ci propone e se possiamo trovare anche una terza via. Io non dispero. Una soluzione, quella che secondo me è da preferire, è l'accordo di mobilità. Tutte quelle prestazioni rese dai privati che generano un fondo rischio, adesso devo essere per forza tecnico, che generano un fondo rischi che grava sul bilancio sanità e quindi provoca in questo momento un meno 40, ma dobbiamo rivedere un po' i conti, è un provvisorio. Tutti quei fondi rischi potrebbero non gravare più se ci fosse un accordo di mobilità, così si chiama, da fare con le regioni confinanti. Io lo proporrò, già ne ho parlato ieri in conferenza delle regioni, per la verità ho visto qualche perplessità da parte di alcune regioni nostre confinanti e ho chiesto al tavolo tecnico di darci una mano a spingere queste regioni. In realtà l'accordo farebbe diventare certi i crediti per la mobilità attiva e quindi non soggetti a quell'accantonamento che ci grava negativamente sul bilancio che si chiama fondo crediti. Questa è una soluzione. L'altra soluzione è quella politica, ne abbiamo discusso ieri in conferenza delle regioni, o meglio in commissione presso la conferenza delle regioni, commissione salute, abbiamo proposto un emendamento ad un disegno di legge delega sugli IRCS. Gli IRCS, se sono patrimonio nazionale, vanno i riparti del Fondo Nazionale vanno fatti anche in considerazione della presenza nelle regioni piccole di un IRCS che ha una capacità di attrattività in termini di mobilità attiva enorme e che pesa sulla regione sotto questo profilo. La terza soluzione è che lo Stato si accolli la gestione centralizzata degli IRCS, che è quella secondo me un po' più difficile, meno praticabile. Andremo sicuramente sulla prima e la seconda soluzione.